Vincenzo Vittorini, candidato sindaco all'Aquila che vogliamo. Innanzitutto, dopo questa prima esperienza di politica attiva, le differenze che ci sono state tra le aspettative e poi la realtà che hai riscontrato durante questa campagna elettorale? Buongiorno a tutti. Ma guardate, fare politica attiva è una cosa bella, fare politica sana è una cosa bella. Essere immersi da 10 mesi fra la gente per andare ad ascoltare i bisogni di tutti e a proporre all'inizio un'idea di città ed ora un progetto serio su cui basare la ricostruzione della nostra città è una cosa veramente bella e appassionante. È veramente stimolante sotto tutti i punti di vista, quando ci si propone di fare gli interessi di tutti e non gli interessi di pochi. 10 mesi in cui avete avuto tantissimi incontri con parti sociali, diversi pezzi della città, che riscontri avete avuto come LCV? Ma i riscontri sono stati veramente importanti, nel senso che c'è stata un'ampia condivisione di questa nuova metodologia e di questo modo nuovo di fare politica. Non abbiamo mai parlato di un programma elettorale, non abbiamo mai parlato di un programma elettorale, come ho detto sempre, copia e incolla, quello che si scopiazza da qualche parte e che si applica poi nella propria realtà locale. Non è così. Ricostruire una città che sta in un abisso come l'Aquila è un qualcosa che non sta scritto da nessuna parte. E allora va fatto utilizzando tutto se stessi, utilizzando tutte quelle che sono le capacità e le esperienze di tante persone che stanno dietro all'Aquila che vogliamo, che hanno contribuito a portare avanti questo progetto metodo nuovo, questa strategia, questo nuovo modo di affrontare le problematiche per risolverle. Io devo ringraziare tutto il gruppo che ha dato vita all'Aquila che vogliamo. Primo fra tutti Pierpaolo Visione, Stefano Cencioni, Pierluigi Menichetti, Gino Tironi, Stefano Di Salvatore, tutti quelli che hanno permesso di iniziare questa avventura che poi si è arricchita di tantissime persone e di tantissima gente dell'Aquila, che sta portando a compimento ora, in questi giorni, quello che noi abbiamo chiamato l'andare incontro a una sposa, e poi oggi, poi fra qualche giorno ci sarà il matrimonio, e poi ci sarà da prendere in mano questa città per portarla verso la ricostruzione totale, materiale ed immateriale. L'ultimo appello al voto a 4 giorni dalle elezioni. Ma l'ultimo appello a voto, io dico, tutta l'Aquila che vogliamo chiede ai nostri concittadini di andare a votare. Di andare a votare in questa occasione è un qualcosa di fondamentale. È un qualcosa di fondamentale perché abbiamo nelle mani la decisione di quello che sarà il nostro futuro. Allora non dobbiamo lasciarlo nelle mani di chi non ha saputo gestirlo. Se poi l'Aquila tutta vorrà far permanere le cose così come stanno, allora voti il vecchio. Se invece vuole veramente cambiare, se invece vuole veramente dare una novità enorme che può, partendo dall'Aquila, penso portarsi dietro anche l'intera nazione, quindi facendo diventare l'Aquila come modello di novità, ma di novità concreta, di novità assoluta, in cui i cittadini tornano ad essere protagonisti della propria vita e del proprio futuro, allora c'è da votare l'Aquila che vogliamo, c'è da mettere il segno sul simbolo che è bellissimo dell'Aquila che vogliamo, che è un simbolo puro, è un simbolo trasparente, è un simbolo che denota libertà, la libertà di tutti quei candidati che hanno scelto con la loro faccia e la loro firma al di sotto del programma metodo, del progetto nuovo di città dell'Aquila che vogliamo, di far sì che questa città abbia veramente un futuro roseo. Grazie a Vincenzo Vittorini. Grazie, grazie a voi.